la senti questa voce. Chi canta il mio amore, la maglia è l'amore, non te lo so spiegare, tanto non capirai. Tanto non capirai. Tifosi del Bari, buon pomeriggio e benvenuti a questa nuova puntata di Tanto lo capirai qui su Radio Biancorossa, puntata numero 105. Buon mercoledì 12 febbraio e un saluto a tutti voi da Nicola Lucarelli. E allora, archiviato il pari esterno di Monopoli in casa Bari, è tempo di pensare e programmare il prossimo impegno, quello casalingo contro il Picerno. Ma nella puntata odierna ci occuperemo, come ogni mercoledì, di tanti altri argomenti. Avremo con noi anche un competente e gradito ospite e ci soffermeremo su questioni prettamente societarie. Quindi restate collegati, perché ci occuperemo di veramente di tanti argomenti molto molto interessanti. Ebbene, partiamo subito, ma prima vado a salutare il mio compagno di viaggio odierno. Ritrovo e saluto il giornalista di Bari Viva, Riccardo Resta. Ciao Riccardo. Ciao Nicola, buon pomeriggio a te e agli ascoltatori. Vi ricordo che potete interagire con noi come sempre in due modi. Il primo, il più diretto, tramite il 393 949 7483, il numero per i vostri messaggi WhatsApp, le vostre chiamate o le vostre note vocali, ripeto 393 949 7483. Altrimenti c'è la nostra chat di Spreaker, utilizzabile anche tramite l'app di Radio Biancorossa. Bene, partiamo subito col sondaggio odierno, che quest'oggi riguarda questo campionato di Serie C. Oggi vi poniamo l'interrogativo degli interrogativi, quello che maggiormente sta girando in questi giorni tra i tifosi del Bari: credete ancora nel primo posto? E questa è la domanda che vi facciamo oggi: credete ancora nel primo posto oppure dopo la vittoria della Regina tutto è un po' sfumato? Allora, io dico subito, gli 8 punti della Regina sono un vantaggio ragguardevole e su questo siamo tutti d'accordo. Ma non solo, gli uomini di Toscano sono usciti indenni dagli scontri diretti contro Bari e Ternana. È vero, giocavano in casa, però fare 4 punti contro le dirette inseguitrici è sicuramente un dato interessantissimo, importantissimo. Ora devono affrontare soltanto il Monopoli e lo faranno in casa. Certo, gli Amaranto non sembrano in un gran momento di forma, ma il peggio sembra alle spalle. La crisi sembra ormai infatti superata, almeno dal punto di vista fisico e mentale. Non brillano a livello di gioco, però sembra, almeno dal punto di vista appunto mentale e fisico, che abbiano recuperato. Mancano ancora 13 partite, ma gli 8 punti di vantaggio sembrano francamente troppi, specie dinanzi ad un Bari che alla fine non convince appieno. E questo credo sia un aspetto importante, che non lascia molte speranze di rimonta. Magari la Regina non vincerà il campionato con 8 punti di vantaggio, ma è davvero difficile pensare che possa buttare alle ortiche un vantaggio simile, come è altrettanto difficile pensare ad un Bari che possa migliorare il proprio rendimento. E allora, secondo me, meglio pensare a consolidare questo secondo posto, fatte solo dei tanti errori commessi in questa stagione, a partire dalla conferma di Cornacchini, passando per gli errori di calciomercato e qualche partita sbagliata di troppo. Sono stati questi gli errori principali del Bari. Riccardo, allora, tu credi ancora in questo primo posto oppure no? Ma di crederci, bisogna crederci, anche perché non costa nulla. Io penso che comunque il credere, rincorrere il primo posto e consolidare il secondo siano due obiettivi che vanno di pari passo. Se il Bari le vince tutte, sicuramente si mette a riparo da eventuali assalti della Ternana o del Monopoli, e può provare a mettere ancora un po' di pressione alla Regina. Certo, in questo momento mi sembra difficile che la Regina di qui, su 13 partite che mancano, ne perda almeno 3. Però non si può mai sapere. Il compito del Bari è vincere quante più partite possibile, se riesce a vincerle tutte meglio, tanto meglio, però il rendimento che fin qui ha avuto la squadra scoraggia questo tipo di riflessione. Però si può se magari il Bari adesso mette la quinta, fa 13 vittorie consecutive, arriva certamente al secondo posto e magari riesce anche a rischiare qualcosa alla Regina.
Certo che c'è bisogno però di un cambio netto di tendenza, perché il Bari alterna con troppa facilità le vittorie, i pareggi, è vero, non perde mai, però magari sarebbe stato meglio fare una sconfitta, però almeno due o tre pareggi come trasformati in vittorie. Poi tra l'altro non dimentichiamoci che a fine anno, prima della sosta, Vivarini e comunque anche in società dicevano una cosa giusta, sacrosanta: dobbiamo cercare di vincerle tutte, solo in questo modo riusciremmo ad avvicinarci alla regina. Beh, così non è stato, perché sono arrivati anche dopo queste dichiarazioni dei pareggi, quindi il discorso è quello che dicevo prima. È vero, la regina non è un grande momento, la regina potrebbe perdere punti, però io dall'altra parte non vedo un Bari in grado di recuperare questi 8 punti, perché bisogna vedere cosa fa la regina. Ma pensiamo anche al Bari: il Bari ha perso tanti punti, tanti pareggi in gare che dovevano portare 3 punti, ed è arrivato soltanto un punto. Quindi secondo me sono due fattori, non è solo il discorso della regina, è il discorso anche del Bari. Il Bari non sta brillando, o comunque non è continuo, magari ti fa una partita buona e un'altra non buona, e così non si va da nessuna parte. Quindi Riccardo, la continuità del Bari è, penso, l'elemento, la discontinuità del Bari meglio, è l'elemento che, diciamo, maggiormente ci fa pensare in negativo. Ma sì, la continuità non soltanto da partita a partita, ma la continuità, anche della stessa continuità. Nella stessa partita, cioè io domenica contro il Monopoli ho visto la partita del Bari almeno 3 partite diverse. E questo non va bene, perché poi le fasi di gioco vanno studiate, però vanno sempre approcciate con la stessa mentalità, con lo stesso spirito. E il Bari è, diciamo, un po' troppo umorale, si lascia un po' trascinare dagli eventi e cambia a seconda dei momenti della partita. Questo non credo che sia un fattore particolarmente apprezzato da Vivarini. Ci sta lavorando, però evidentemente ha ancora bisogno di un altro po' di lavoro, perché la squadra dimostra di avere questi momenti di sonno, di buco nero, e spesse volte rischia anche di pagarli. Però la partita contro il Francavilla è stata, diciamo, quasi perfetta. Quella con il Monopoli ha lasciato per alcuni tratti un po' a desiderare. Ecco, questa doppia faccia del Bari che mi preoccupa. Che preoccupa. Leggiamo cosa ne pensano i nostri radioascoltatori. Alessio ci scrive, vi ricordo il quesito odierno: credete ancora nel primo posto del Bari? Alessio risponde no. Secondo posto da conquistare, non sarà facile. Poi Giuseppe: questo campionato secondo me non si vince solo con il bel gioco, ma con i nervi, la cattiveria agonistica e la compattezza del gruppo. Noi secondo me abbiamo solo quest'ultima, la solidità del gruppo. Bisogna sempre crederci. Sono altrettanto convinto che fino alla fine, fino all'ultima partita di campionato, la regina lascerà ancora punti per strada. Ripeto, ma bisogna vedere il Bari cosa riuscirà a fare. Poi Pasquale: ad oggi è utopistico pensare di puntare al primo posto, 3 pareggi nelle ultime 3 trasferte, che potevano essere 3 sconfitte, e mai la sensazione di superiorità rispetto agli avversari. Poi Gabriel: concordo con Nicola, se il Bari le vincesse tutte arriverebbe primo senza problemi, ma il problema è che non siamo continui e non ci riusciremo mai. Poi ancora Alessio: Vibonese e Teramo in casa e Viterbo in trasferta sono stati esempi di incapacità di portare con cattiveria a casa il risultato. La regina lunedì ha avuto quella cattiveria che a noi è mancata, e ha perfettamente ragione. Poi Antonio ci risponde con un altro interrogativo: sì, ci dobbiamo credere, se non ci credono i tifosi, hai ragione, se dobbiamo sognare sempre. Poi un altro messaggio, gli altri li leggiamo più tardi. Natale: purtroppo il Bari già dallo scorso campionato arranca con le prime del campionato. Poi un altro, vabbè, leggiamo ancora un altro, c'è Paolo da Putignano. Ci state inondando di messaggi oggi. Allora Paolo: io credo nel primo posto, la regina ha sofferto e soffrirà molto con le piccole, sono convinto che se riuscissimo a vincere sempre in casa e qualche pareggio in trasferta, l'impresa si potrà fare. Dobbiamo essere molto più cattivi e cinici, meno forma e molta più sostanza. Insomma, alla fine, Riccardo, tifosi che dai, ci credono ancora, come diceva un radioascoltatore: se non ci credono i tifosi, che allora vuol dire che è proprio finita, no? I giocatori, sembra, insomma, dovrebbe, vedendo anche quello che ha dichiarato Schiavone, pare, insomma, che loro ci credano ancora. No, ma è d'obbligo, guai a non crederci, perché non giochiamo più e basta se non ci crediamo. Si gioca per il secondo posto. No, non si gioca per il secondo posto.
vincere. Mm-hmm. Poi se si vince bene, se non si vince, complimenti agli altri, però ripeto, crederci è gratis, non costa niente ed è giusto che lo si faccia, è giusto che i tifosi ci credano, è giusto che anche noi stampa ci si creda, a maggior ragione è giusto che ci credano i calciatori, che ci crede il mister, è un obbligo per tutti, però ovviamente la situazione in questo momento è un bisogna po' essere anche complicata, realista. È un po' complicata, forse anche compromessa, però magari il Bari adesso che non ha più l'ansia di dover star lì attaccato a pochi punti dalla regina, potrebbe anche giocare con un po' meno di pressione sulle spalle, con la testa un po' più sgombra, e magari riuscire a mettere insieme una bella striscia di vittorie, e chi lo sa. Interessante questa disamina di Riccardo Resta, chissà, magari con la testa un po' più sgombra potrebbero arrivare risultati anche diversi, chissà, risultati e prestazioni soprattutto diverse. Intanto la truppa di Vivarini ieri ha ripreso gli allenamenti, analisi video e palestra, poi lavoro in campo con esercitazioni tecniche, sfida ranghimisti, tabella di lavoro personalizzata per Schiavone e Berra a scopo precauzionale, con loro ha lavorato anche Zaccaria Mlili, che ha tolto il tutore, passando dunque all'ultima parte della fase di recupero. Oggi è in programma una doppia seduta di lavoro, mattina in palestra, pomeriggio antistadio a partire dalle 14.30. Insomma, Riccardo, le buone notizie arrivano soprattutto da Zaccaria Mlili, come abbiamo letto ha tolto il tutore, quindi ora l'ultima fase di recupero, un paio di partite sarà di nuovo dei nostri, che è un gran bel recupero. Beh sì, perché la sua assenza si è sentita tanto. Io sono molto curioso di vedere un centrocampo con Amlili e Maita insieme, perché secondo me potrebbe essere un po' la conformazione definitiva, quella che il Bari ha cercato, provando tante soluzioni diverse e anche spostando calciatori come Schiavone un po' più defilato, mettendo la mezzala, con risultati non sempre brillantissimi. Io ovviamente Amlili, quando tornerà e sarà al 100%, credo che difficilmente non vedrà il campo da titolare, ecco. Maita sta facendo molto bene, quindi io credo che saranno queste le coppie di interni, con una valutazione poi da fare su Bianco e Schiavone. Secondo me anche una staffetta tra i due ci sta bene, ci può stare a seconda delle partite, però il recupero di Amlili è fondamentale, perché in queste partite si è sentito tantissimo, si è sentito la sua mancanza. Non solo quantità per Amlili ci mette anche tanta qualità, quest'anno molto bravo in zona gol, molto bravo anche in zona assist, quindi un giocatore completo, un centrocampista completo. Torneremo a parlare di Amlili tra poco. Leggo qualche altro messaggio. Carlo: dobbiamo crederci fino all'ultimo, serve vincere più partite possibili, la regina si può prendere, ma serve vincere un po' di partite di fila. Poi Francesco: bisogna credere fino a che la matematica non ci condanna. Oppure un altro messaggio, Marco: ciao Nicola, per quanto riguarda il primo posto, mai disperare. Si sa, Scala ha toppato anche sul mercato di riparazione, però nel calcio ne abbiamo viste tante di rimonte, soprattutto in Serie C. Saluti dalla pagina alla Bari, non si discute, si ama. Ricambiamo i saluti alla pagina e ovviamente a tutti i tifosi che ne fanno parte. Riccardo, in quest'ultimo messaggio una mezza stilettata a Scala, cioè il tifoso che dice si è sbagliato anche il mercato di riparazione. Che ne pensi? Onestamente non credo che si sia sbagliato il mercato di riparazione. Certo, non è arrivato il nome tanto inseguito sulla tre quarti, però la squadra adesso è completa e sono state, almeno da quello che ha detto Scala, sono state assecondate tutte le richieste di Vivarini, che aveva messo due nomi in cima alla lista, uno era Maita, l'altro era Cioffa, che sono arrivati entrambi. La Ribi, il trequartista, lo sa fare ed è sicuramente l'innesto più importante del mercato di gennaio. Io non credo che sia stato sbagliato. Certo, per tutta la telenovela che c'era stata, Ninkovic, Tremolada, ci si aspettava un colpo effetto, magari anche nelle ultime ore colpo effetto, e non è arrivato questo Costantino, che da quello che ho sentito, da quello che ho letto anche a Trieste,
stanno rimpiangendo, perché era uno che dava veramente l'anima per la squadra, credo che lo farà anche a Bari. Poi ripeto, sono stato colpito dalle prove di Scala che ha detto, per Costantino essere venuto qui a Bari equivale a giocare con la maglia del Real Madrid, quindi io credo che sia stato fatto un lavoro intelligente, soprattutto in uscita, anche se ovviamente le cessioni di Meglia e di Floriano per molti sono state un colpo al cuore, compreso chi sta parlando in questo momento, però obiettivamente andava fatto qualcosa, perché c'era un evidente, cioè, i calciatori presenti in rosa facevano molto a cazzotti con il... Diciamo che la rosa è stata razionalizzata nel modo giusto, secondo anche quelli che erano, che sono i dettami di Vivarini. A proposito di Amlili, l'abbiamo nominato prima, è arrivata la notizia del rinnovo. Vi leggo il comunicato del Bari di un'oretta fa, per chi ci sta seguendo in diretta. SSC Bari rende noto di aver trovato l'accordo per il prolungamento dei contratti che leggono i centrocampisti Raffaele Bianco e Zaccaria Amlili alla società biancorossa, ora in scadenza a giugno 2022. E questa è anche questa una bella notizia. Ora dovrebbe arrivare anche il rinnovo di Simeri. Per il momento ci sono quelli di Bianco e Amlili, lungimiranza da parte della SSC Bari, Riccardo. Beh, lungimiranza sì, certamente, guarda, tutto, anche il mercato estivo è stato fatto dispensando contratti biennali e triennali a destra e a sinistra, quindi vuol dire che il progetto tecnico non è di quelli a breve scadenza, è un progetto che guarda comunque un futuro abbastanza remoto, anche perché 2-3 anni nel calcio sono un tempo molto lungo. Ed è importante che Amlili abbia rinnovato, perché magari rischi di sembrare un disco rotto, però è un calciatore troppo, troppo importante per questa squadra. Anche Bianco ha fatto molto bene, è arrivato in fretta e furia all'ultimo giorno del mercato estivo, si è preso subito la maglia e ha fatto quel che poteva, forse anche qualcosa in più, messo in un ruolo in cui lui può dare fino a un certo punto, si è messo a disposizione, ha fatto tutto sommato bene. È una notizia importante questa di due rinnovi, attendiamo Sime. Allora, intanto c'è Marco che scrive: Scala ha sbagliato a non acquistare un play a centrocampo, ovvero un fantasista, ecco che cosa intendevo. Poi c'è una domanda per te, un'obiezione per te, Riccardo. Ti prego di rispondere però velocemente. C'è Pasquale che scrive: scusa Riccardo, come fai a dire che non è sbagliato il mercato di gennaio? Il problema non è il trequartista, ma l'uomo che ci doveva dare intensità e carisma a centrocampo, dove siamo deficitari. Il problema è aver preso Bianco e Schiavone, che non hanno quelle caratteristiche. Il campo dice esattamente questo, altro che sperare nel calo della regina. Se vuoi replicare. Ma che Schiavone non abbia quelle caratteristiche mi permette di dissentire, che magari non le abbia dimostrate fino in fondo è vero, però sulla carta Schiavone è un play, ha fatto sempre il play davanti alla difesa, quindi in teoria dovrebbe essere lui l'uomo d'ordine al centrocampo. Che poi non stia rendendo o che non abbia reso fino in fondo è un altro paio di maniche. Va bene, allora, questo, se ci saranno altre repliche dei tifosi, ovviamente Riccardo verrai interpellato. Andiamo avanti, colleghiamoci col forum di orgogliobarese.it. C'è un topic aperto dal sottoscritto che mette in evidenza i troppi pareggi del Bari di Vivarini. Leggiamo qualche commento dei nostri utenti. Gli 8 pareggi. Iron Bari dice: la media punti è di 2,2 a partita, che vorrebbe dire chiudere 84 punti in 38 partite, un cammino da promozione diretta. Paghiamo i punti persi all'inizio del campionato. Poi l'utente White and Red: il problema, a mio avviso, non sono i pareggi contro la regina e il Monopoli a dover essere incriminati, i punti davvero persi per strada rimangono quelli contro Vibonese e Teramo e Viterbo fuori. Poi l'utente Sentenza: credo che più che gli 8 pareggi quello che manca sia una vittoria fuori casa importante, di quelle che sbloccano definitivamente mentalmente una squadra. Poi gonfia la rete: paradossalmente è meglio una vittoria e una sconfitta di 3 pareggi. Diciamo che quelli con la regina e il Monopoli sono 2 buoni pareggi per come sono arrivati, gli altri ne dubito.
Poi Magico Bari, andrò controcorrente, ma per me ci sta con questa media punti, 9 volte su 10 vinci il campionato, oppure la Regina ha perso in casa con il Francavilla che noi invece abbiamo distrutto. Insomma, pareri divergenti. Riccardo, quale senti di sposare, quale senti di far tuo? Ma un po' a metà strada, nel senso che degli 8 pareggi 3 ci possono stare, che sono quelli con Monopoli, Regina e Catania. Gli altri un po' meno, soprattutto quello con la Vivonese in casa, dove si partiva da una situazione di vantaggio, e anche quello con l'Avellino fuori casa, e per non parlare di quello con il Teramo arrivato al 92esimo con un'azione rocambolesca. Quindi credo che la verità stia un po' nel mezzo. Sicuramente la media punti del Bari è una media punti da promozione diretta, purtroppo ci si è trovati di fronte a un avversario come la Regina che ha fatto ancora meglio, e per questo nell'ultimo periodo, nell'ultima fase di stagione, se vogliamo acchiappare la Regina, pareggio e sconfitta sono due parole da depennare assolutamente. Sì, siamo pronti per il collegamento telefonico, abbiamo già in linea per parlare di tanti argomenti interessanti il dottor Marotta. Dottor Marotta, benvenuto a Tanto Non Capirai. Grazie. Grazie a lei. Allora, oggi ci occuperemo di bilanci, di questioni societarie e di tanto altro ancora. Il dottor Marotta è un esperto di bilanci, ha analizzato il bilancio del Bari, ma non solo, anche di altre società. Se avete domande da fare al dottor Marotta, scriveteci al 393 949 7483, altrimenti c'è la nostra chat di Spreaker. Allora, dottor Marotta, bilancio del Bari, ovviamente, che mette sotto la lente di ingrandimento la gestione scorsa, ovviamente in Serie D, del campionato di Serie D. Partiamo da una interessante notizia: ci sono più società del gruppo che fanno capo al Bari, non c'è solo la Filmauro, è vero? La Filmauro è quella che controlla la società sportiva Calcio Bari, la SSC Bari, e quindi questa è una holding che controlla a sua volta altre società, tra cui il Napoli, e ovviamente ha una galassia che deriva anche dall'attività principale del presidente, De Laurentiis, di società che si occupano di cinema. E ci sono altre società, per esempio Cinema Europa, Euroservizi, troviamo Olimpia 80 Immobiliare SRL, e li troviamo, se uno ha tempo li trova anche di leggere, li trova anche nel bilancio del Napoli, perché hanno dei rapporti con, per abitudine al gruppo, anche con la società di calcio, quindi non solo per la Filmauro. Prestano dei servizi, diciamo c'è un interscambio commerciale tra queste società del gruppo. Ecco, dottor Marotta, quali i freddi numeri di questo bilancio? Lei che l'ha analizzato, è un bilancio assolutamente positivo per una squadra che ha fatto la Serie D, no? Diciamo che bisogna rifarsi anche al contesto che delle società dilettantistiche, che sono tutte in perdita, diciamo una perdita tollerante. Cioè, ciò che caratterizza il bilancio del Bari è che ha una potenza di fuoco, tra virgolette ovviamente, superiore rispetto alla concorrenza. Diciamo, ha fatto per esempio la Juventus rispetto ai livelli professionistici, che ha una potenza superiore rispetto alle sue competitor. Il Bari era di una potenza superiore rispetto ai competitor, tant'è che ha avuto un valore della produzione, i ricavi, di 4,3 milioni. Questi, se si pensa per esempio che il Taranto nel 2015-16 aveva un valore della produzione di 1 milione, all'epoca in cui fu promosso nel 2015-16 dalla Serie D al campionato professionistico, diciamo le società di Serie D in media, secondo il conto economico della FIGC, mostrano tutti una perdita, diciamo, di una quarantina di mila euro, e un valore della produzione di 346 mila euro. Invece qua parliamo di 4 milioni abbondanti. Delle società dilettantistiche. Quindi il Bari, con un valore della produzione di 4 milioni e 3, aveva, diciamo, un vantaggio rispetto alla concorrenza. Quindi io davo per scontato la promozione in Serie C.
Ecco, dottore, lei ha messo in risalto anche una curiosità che riguarda il costo dei calciatori in questa Serie D. Il costo dei calciatori della Serie D non figura nel costo del personale, ma figura, siccome non, nel costo dei servizi. Come mai? Perché diciamo non sono dipendenti, non figurano come dipendenti, infatti come dipendenti risultano solo due dipendenti nella Serie D del Bari e diciamo, il costo dei tesserati figura come 1.600.000, però c'è la particolarità che caratterizza anche l'operato di De Laurentiis nel gestire la sua società, che acquista tutti i diritti d'immagine dei suoi calciatori, addirittura non firma contratti con i calciatori se non cedono i diritti d'immagine. Nel caso specifico del Bari non c'era problema per cedere la gestione dei diritti d'immagine, ha pagato il Bari 578.000 euro dei diritti d'immagine, calciatori e 1.600.000 tra percorso dei tesserati e attività sportiva. Quindi paradossalmente io presumo che forse c'era qualche calciatore importante nella Serie D, Certo. mi sembra Brienz, Brienza. sia stato collocato il compenso a Brienz nei diritti d'immagine, diciamo una parte dei compensi. Poi diciamo una Ecco, caratteristica, ci sono delle similitudini, se uno si va a vedere i 15 anni del Napoli nella gestione dei De Laurentiis, ci sono delle similitudini per quanto riguarda la gestione del Napoli, cioè? mancanza di strutture sportive, questo dei diritti d'immagine. Poi loro citano il fatto che la loro gestione, diciamo, privilegia tra virgolette, il player trading, la commercializzazione, valorizzare i calciatori e rivenderli. Se pensiamo al Napoli che ha venduto Mi ripete il termine, mi Messi, ripete il termine per favore, non ho che il termine in player inglese. trading, cioè loro acquistano calciatori, li valorizzano e poi li rivendono generando plusvalenze. Per esempio il Napoli, sto dicendo, Quagliarella, Lavezzi, Cavani, Higuain, Jorginho, Hamsik. Nella gestione dei 15 anni del Napoli, i De Laurentiis hanno generato circa 128 milioni di utili. Non solo, però nei costi c'è anche il costo del CDA, che nel caso del Napoli è composto dalla famiglia, Ecco, che di introduce questo ne 15 parleremo, anni di questo ne anche. parleremo tra poco. Quindi io mi soffermo su quello che ha detto. Quindi nella politica societaria sia del Napoli che del Bari c'è questo player trading, vale a dire la gest una gestione che mira a valorizzare i giocatori e poi a venderli, giusto? Ecco, in ambito calciomercato sempre, la logica dei De Laurentiis e della Finmauro è stata quella a Bari di far acquistare i calciatori più costosi dal Napoli e metterli a bilancio nel Napoli e poi girarli al Bari. Ecco, tecnicamente possiamo spiegare perché, qual è il vantaggio che ne trae il Bari avendo i costi di questi calciatori nel bilancio del Napoli e non nel proprio? No, penso che siano giocatori giovani, infatti almeno a bilancio al 30 giugno 2019 le mobilizzazioni immateriali dove vengono collocati i cartellini dei calciatori sono trascurabili e quindi più che altro io lo vedo un fatto di far crescere questi, diciamo, ragazzi, non so se sono ragazzi o meno, far crescere e valorizzarli. E poi il Napoli rimane sempre proprietario del cartellino, tornano alla base e possono essere o inseriti nella prima squadra oppure vengono rivenduti anche, mantenendo buoni, anche con calci, società di calcio, diciamo, Serie B. E il Napoli poi mantiene buoni rapporti in uno scambio tra calciatori, mettono pure questi giovani valorizzati. Diciamo, per il Bari, diciamo, non vedo grossi vantaggi da questo punto di vista, se non essere una società satellite che non spende soldi per l'acquisto di calciatori, ma valorizza calciatori che dovrebbero essere più o meno formati secondo un certo stile. C'è una domanda. Intanto io prendo appunti su quello che dice il dottor Marotta perché sono ovviamente cose molto molto interessanti. Poi ovviamente pubblicheremo anche il suo lavoro, l'analisi dettagliata del bilancio. C'è Daniele che le chiede: quindi tra entrate e uscite in totale il Bari è in passivo o in attivo?
No, diciamo che c'è un zero prevalere dei costi produzione rispetto al valore della produzione, perché il valore della produzione è 4,3 milioni, il costo della produzione sono 4,39 milioni, quindi in linea teorica abbiamo un leggero squilibrio economico di 90.000 euro, ma è poca cosa, diciamo sostanzialmente in equilibrio. Anche il Napoli, diciamo, sopperisce, diciamo, a questo fatto di valore della produzione, anzi il fatturato, parliamo del Napoli, fatturato netto e costo della produzione che si equilibrano, diciamo, con la vendita, con le plusvalenze dei calciatori. Diciamo, la filosofia del Napoli, a mio modo di vedere, questi 15 bilanci dell'anno della gestione del Napoli, appunto è quella di far sopperire a questo problema, quindi di cercare l'equilibrio economico attraverso le plusvalenze. E ovviamente regolarsi il valore, con il valore della produzione, dove fanno parte queste plusvalenze, di conseguenza avere il costo della produzione a livello di questo valore della produzione, generare una gestione economica in equilibrio. Ecco, stiamo dicendo, sì, il Napoli ha generato questi utili, sono 128 milioni di utili in 15 anni, non mamma sono molto. Tra virgolette, poi se tutti i giocatori venduti poi ha reinvestito sempre nell'acquisto di giocatori e non ha investito nelle infrastrutture il Napoli. E se uno si fa la somma di calciatori, degli investimenti in calciatori fatti dal Napoli, si poteva costruire uno stadio a livello inglese, non a livello della Juve, nettamente superiore a quello della Juventus. Invece loro hanno preferito un po' questa politica, perché non sono pochi gli investimenti in calciatori che ha fatto il Napoli. Interessante anche questo, scenario, questo altro aspetto. Dottore, un'altra domanda. Una delle voci che ha incrementato il valore della produzione, ne parlava poco fa, sono state le sponsorizzazioni. Una voce importantissima, soprattutto parliamo di valori molto molto elevati per una società in Serie D. Sì, abbiamo circa 1,9 milioni di sponsorizzazioni. 1,9 milioni. Però d'altro canto trovo l'attivo, tutto, che era 1,39 milioni, è costituito per la maggior parte da crediti verso i clienti, tra crediti verso clienti di 1,16 milioni, 1,160 milioni, figurano, cioè viene citato, però non viene specificato il fatto che questi crediti derivano dalle sponsorizzazioni, quindi presumo che questo 1,9 milioni non sia stato pagato tutto, ma è stato pagato in modo dilazionato, tant'è che al 30 giugno risultano ancora dei crediti verso sponsor. Che ci sono ancora, però dei crediti. Non siamo ai livelli del Bari di Paparesca, quando ci fu. Ecco, dottore, la domanda mi stava quasi anticipando. La domanda seguente è questa. Lei ha analizzato sia i bilanci del Bari di Paparesca, sia quello di Giancaspro, ora quello di De Laurentiis. Se dovesse in parole povere dire qual è la differenza più grande, a cosa farebbe riferimento? Ma secondo me il Bari attuale è molto superiore, supera nettamente le altre due gestioni, perché innanzitutto c'è anche l'esperienza, e poi per esempio i soci hanno messo nel Bari attuale, nei debiti, è vero che sono debiti di 1,260 milioni, ma 500.000 euro sono debiti verso i soci. Si vede che è una proprietà che ha i soldi e quindi, tra virgolette, riuscirà a far fronte a questi squilibri economici che naturalmente si manifestano in società di calcio. Mentre il Bari di Paparesta si affidava più la speranza della promozione in Serie A. Questo. E Giancarlo non, diciamo, facendo fuori Paparesta, non so, ha fatto, diciamo, un passo più lungo della gamba, secondo me. Non so poi con i problemi abbia avuto anche extra calcio. C'è una domanda per lei che esula dal discorso bilancio, non so se è informato, c'è il radioascoltatore Pasquale che le chiede: dottor Marotta, cosa sa in giro, cosa si dice in giro della MEG del presidente Gallo della Regina, sa qualcosa? No, di questo in genere io mi occupo quando mi sollecito, per esempio da tifoserie, per esempio da Catania, ho letto qualcosa da Catania, della finale che avevano venduto, cose. Quando mi sollecitano alcuni tifosi leggo, altrimenti non li leggo i bilanci di
magari allora se capiterà magari un suggerimento che le diamo, la MG del presidente Gallo della Regina potrebbe essere un ottimo materiale di studio. Andiamo avanti. Un'altra voce interessante è quella relativa ai compensi degli amministratori. A quanto ammonta il compenso di Luigi De Laurentiis, presidente del Bari? E questo riguarda anche il Napoli, tra l'altro. Nel bilancio è scritto 95.000 euro ed è una caratteristica appunto del Napoli, diciamo anche del Napoli, perché nel Napoli in questi 15 anni hanno dato gli amministratori 30 milioni, 30,5 milioni. Si pensi per esempio, ed è più o meno collegato con Negli ultimi i 5 risultati anni? positivi. In 15 anni 15 hanno anni. la famiglia, che poi il CTA del Napoli è tutta la famiglia, la Certo, moglie, i figli. certo, certo. E voglio dire, il massimo l'hanno raggiunto quando hanno ceduto Cavani, che hanno preso 5.549.000, poi quando hanno ceduto l'Avezzi, quel bilancio ovviamente è andato inutile, hanno preso 5.062.000, quest'anno che hanno ceduto Jorginho hanno preso 5.095.000, quando hanno ceduto Higuain hanno preso 4.004.000, lo stesso quando hanno ceduto Quagliarella, all'inizio 2010-11, Sì. 3 milioni. Quindi questo è un modo di gestire. Difatti io scrissi l'investimento, cioè fui sollecitato da alcuni tifosi napoletani a scrivere qualche cosa, fare una ricerca, l'investimento di De Laurentiis nel Napoli, e mi approfondì questi numeri. E che questi numeri attualmente vedono una gestione economica positiva, però c'è anche abbiamo detto 128 milioni in 15 anni, però ci sono anche questi compensi, perché vengono criticati De Laurentiis per il Sì. fatto che danno un compenso enorme agli amministratori, non investono per esempio in un top player, E hanno acquisito un top player. lei che risposta ha dato? È una somma congrua o eccessiva quella che si autoelargiscono? E diciamo, perché hanno detto, sono state penso anche un po' contestate a Napoli, Abbastanza. perché sono state un po' contestate perché non ha, su questo fatto. E insomma, è diciamo, una somma importante, ecco, diciamo così, importante. E nel Bari si sta ripercorrendo la stessa storia, no? E secondo me sì, vedendo già una serie di dare 95.000 euro al CTA, perché no, lì è amministratore Sarei unico se non unico. sbaglio, e non c'è un CTA, c'è cioè l'amministratore 95.000 euro, insomma abbastanza importante anche questo compenso. È una bella sommetta. Abbiamo parlato più volte durante questa intervista del bilancio della SSC Napoli. Ecco, le chiedo se lei, dopo aver analizzato i bilanci, se lei fosse De Laurentiis, venderebbe il Napoli o se lo terrebbe? In effetti ci sono un po', cioè, io farei, diciamo, forse dovrei fare l'affare perché l'ho acquistato dal fallimento, il fallimento lo pagò a 29 milioni, 29 milioni e mezzo, più il 3% di imposte registri, diciamo un 30 milioni e qualche cosa l'ha pagato. L'ha pagato con il finanziamento, non solo uscendo i soldi lui, ma con il finanziamento della banca. Poi con la gestione lo ha ripagato il finanziamento della banca di 32 milioni iniziali. Nel primo periodo ha messo 16 milioni come capitale di rischio. Quindi sentendo un po' le cifre, diciamo, la Che stampa ha girano. riportato cifre anche importanti. Se fossero quelle cifre Parliamo di farebbe intorno ai l'affare. 500-600 milioni, giusto? Sì, ma pare che voglia di più, quindi non so perché. Già con la cifra farebbe già un grosso affare e questo aprirebbe uno scenario positivo per il Bari, perché si concentrerebbe su Bari, si toglierebbe, diciamo, la rogna tra virgolette del Napoli, perché ci sono in alcune partite ho visto che è stato pure contestato come Certo, presidente. continua a essere contestato. E quindi si prenderebbe una tifoseria che tra virgolette sarebbe favorevole a lui. E poi farebbe l'affare di vendere una cosa già pagata, quindi che ha pagato poco, tra virgolette, perché altre voci, tra virgolette voci, si dice abbia pagato pure poco il Napoli. Perché un'altra caratteristica comune dal Napoli, diciamo, la tifoseria. Nel
infatti viene elogiato i 700.000 euro di abbonamenti con il Bari, quindi farebbe una cosa che avrebbe già, che ha fatto già, quella di portare il Bari ad alti livelli, vendersi il Napoli con gli utili, e quindi secondo me uno scenario possibile è questo qua. Quindi lei vede il Napoli, la cessione del Napoli era la Salernitana, dove vedo Lotito contare, diciamo, quando fa contare gli spiccioli, diciamo, tirato Lotito. Io non vedo grosse aspettative per la Salernitana, se non quello di un campionato dignitoso di Serie B, perché lui privilegierà la Lazio. Perfetto, io con questo ringrazio il dottor Luca Marotta per essere intervenuto ai nostri microfoni. Dottore, come sempre un piacere ospitarla, è sempre molto esaustivo nelle sue spiegazioni. Grazie dottor Marotta, alla prossima. Sì, alla prossima. Grazie, salve. Allora, è rimasto in religioso silenzio Riccardo Resta, che ha ascoltato quello che ci siamo detti io e il dottor Marotta. Che cosa ne viene fuori, Riccardo? Ah sì, ho studiato anch'io, perché non è, da classicista la matematica non è una materia che padroneggio più di tanto, però comunque mi è sembrato interessante l'analisi sulle plusvalenze. Questo comunque penso che sia comunque un tratto comune a molte società di calcio, quello di comprare a poco, a relativamente poco, valorizzare e rivendere a molto. La cosa sicuramente più interessante che è emersa sono i compensi percepiti dal consiglio di amministrazione del Napoli o dall'amministratore unico del Bari, però alla fine se quei soldi ci sono, la società è loro. Diciamo che a Napoli questo è un problema, perché 30 milioni in 15 anni sono tanti. Ora chissà se a Bari accadrà la stessa cosa. Leggo qualche messaggio. Daniele ci fa i complimenti, siete gli unici ad aver parlato di bilanci. Poi c'è Marco che fa riferimento all'intervista di ieri, a dir la verità, dice: complimenti davvero per l'intervista a Pianu, non se ne sentono di questi tempi, questo è un calcio che in genere si usa nel calcio, in cui si usa fare nelle interviste, si dice ciò che i tifosi vorrebbero sentirsi dire, quindi con i contenuti di questa intervista avete colto nel segno. Grazie Marco. Noi pubblicheremo l'intervista al dottor Marotta, ma allegheremo anche il suo lavoro, la sua analisi del bilancio, per chi magari vorrebbe avere sott'occhio i dati, i numeri di questo primo bilancio della SSC Bari. Magari ci sono anche gli appassionati di questa materia, ma non solo, anche i curiosi, per capire un pochino lo stato di salute della propria squadra del cuore. Bene, è veramente tutto per quest'oggi. Io saluto e ringrazio il giornalista di Bari Viva, Riccardo Resta, per avermi coadiuvato. Riccardo, grazie mille, con te appuntamento a martedì. Ciao Nicola, un saluto a te e agli ascoltatori da parte mia, buona partita per domenica. Grazie Riccardo, rinnovo quindi l'appuntamento quindi per domani con Tanto Non Capirai, sempre alle 14.15, sempre qui nella casa dei tifosi del Bari, Radio Biancorossa. Forza Bari e ciao! Tanto Non Capirai.